Real Madrid, altro stop in casa, aria pesante al Bernabéu. 4 punti di divario dopo 3 giornate in un campionato normale sarebbero un distacco gestibile. Nella Liga, però, non è così. In una Lega dove la corsa è un testa a testa con buone possibilità di flirtare con la tripla cifra ogni anno, 4 punti persi in 3 giornate sono un'enormità, specialmente se in 2 gare abbordabili, bollate con un cerchietto verde sul calendario come ordinaria amministrazione. Il Real Madrid potrebbe rimpiangere questo 2 pareggi che hanno seguito la vittoria di La Coruña alla prima giornata, 2-2 con il Valencia, con salvataggio di Asensio, e soprattutto 1-1 con il Levante. 2 stop casalinghi caratterizzati da alcuni punti in comune, come una situazione di svantaggio da recuperare, una formazione un pizzico rimaneggiata, ma soprattutto l'assenza di Cristiano Ronaldo e i fischi del madridismo a fine gara. Fonte immagine, Twitter chiocciola Real Madrid. Quello di ieri, tra i 2, è sicuramente il più grave. Il Levante gioca una partita ordinata, da classica piccola che si presenta al cospetto della più forte del mondo e decide di aggredirla con parsimonia, pensando soprattutto a tappare gli spazi sulla tre quarti e non far ricevere gli attaccanti. Benzema, in campo da titolare con Vázquez, Asensio e Marcelo a supporto, non è particolarmente in palla ma con i suoi movimenti riesce a generare buone occasioni. Il suo infortunio e l'assenza di Borja Mayoral, escluso per scelta tecnica, costringono Zidane a rischiare Bale da prima punta, esperimento che finisce per fallire miseramente. Nemmeno con il supporto di Asensio e Isco, per la verità meno vivaci rispetto alle abitudini, il gallese riesce ad essere insidioso e guadagnarsi gli applausi del Bernabéu, se non al momento della sostituzione. L'ennesima bocciatura dell'ex Tottenham, che deve chiaramente entrare ancora in condizione, raramente arrivato in forma già a settembre, riapre la ferita aperta riguardo l'assenza di Cristiano Ronaldo, che sta ancora scontando la squalifica di 5 giornate combinatagli dopo la Supercoppa spagnola d'andata. Senza di lui, il Real Madrid è riuscito a produrre 6 reti in 3 partite di Liga, sotto media rispetto allo scorso anno. Non sono state soltanto le reti a mancare, ma anche la capacità di essere decisivo, soltanto Toni Kroos ieri ha mostrato nel finale di essere lucido, tanto che l'ultimo tentativo del match è stato suo ed è finito sul palo. Troppe, probabilmente, le rotazioni attuate da Zidane, anche se in parte obbligate. Vázquez, Llorente e Theo sono stati 3 nomi a sorpresa che non hanno pagato, Marcelo ha perso la testa nel finale facendosi espellere per una mezza scarpata ad un avversario. Squadra a estremo bisogno di Ronaldo, ha bisogno del proprio miglior giocatore per vincere le partite. Perché sì, la prestazione di ieri è stata a tratti importante in relazione al turnover, ma il risultato condanna il Real, che deve già inseguire il Barcellona a -4.